si crea un brand? Potresti già avere 500.000 euro, milioni di euro da investire nel tuo brand, oppure hai un'alternativa, quello di crearlo passo passo seguendo questi step e puntando sul tuo personal brand. In questo video quindi ti voglio dettagliare gli step base per creare un tuo brand se non hai tantissimi soldi da investire nel tuo business. Prima cosa da fare è capire la tua visione di vita e di business. Perché ti dico questo? Perché se non è chiaro in mente dove vuoi arrivare, quali sono i valori importanti nella tua vita, chi vuoi essere tra 10 anni? Se non è chiaro tutto questo, allora è difficile che arriverai dove vuoi arrivare. Prima cosa da fare è capire, sia nel business sia nella vita, quali cose sono fondamentali per te. E poi sogna in grande, non limitarti in questa fase. Pensa di non avere limiti e immaginati la tua vita tra 10 anni. Hai fatto questo step? Ok, passiamo al prossimo. Qual è la tua missione? Qual è il tuo perché? Perché vuoi creare un tuo brand? Quali persone vuoi aiutare? Perché vuoi fare quello che fai? Cosa vuoi lasciare in questo mondo? Possono sembrare domande esistenziali, ma devi avere chiaramente il perché lo fai, altrimenti alla prima difficoltà sarà difficile che tu continuerai a perseverare. Devi avere una motivazione profonda. Con, per esempio, aiutare gli altri non vuol dire che per forza devi creare un marchio, per esempio, ecosostenibile, o avere chissà quale motivazione di fondo. Anche se fai delle creazioni manuali, potresti aiutare le persone a rendere più belle le loro case, a dare felicità con i tuoi oggetti. Non hai bisogno per forza di voler cambiare il mondo, ok? L'importante è che è chiaro il perché fai quello che vuoi fare. Altra cosa fondamentale, chi è il tuo cliente? Molte volte all'inizio si pensa che possiamo vendere il nostro fantasmagorico prodotto a tutti. Ok, ferma un attimo, calmiamoci. È vero che potenzialmente un prodotto può essere venduto a tutti, però ti invito a riflettere su qual è il primo cliente, la persona che vorresti diventasse il tuo cliente, quali caratteristiche ha, dove puoi trovarlo, online e offline, quanti anni ha, se ha una famiglia o no. Devi andare nel dettaglio di questo cliente e capire anche, per esempio, perché cosa non dorme la notte, quali sono le sue emozioni. Perché ti dico questo? Perché più capirai esattamente qual è il primo cliente a cui vuoi rivolgerti, più facile sarà comunicare bene al tuo potenziale cliente e di conseguenza acquisterà da te. Questo non vuol dire limitarsi a un singolo cliente ideale, ma anche le altre persone poi acquisteranno da te. Però più sarai specifico, più sarà facile che il tuo potenziale cliente dei sogni si rivolga a te e non a un altro. E adesso passaggio fondamentale: qual è il tuo modello di business? Come guadagnerai? Venderai prodotti fisici o prodotti digitali? Venderai servizi, consulenze? Guadagnerai da YouTube? Ci sono tantissimi modi per guadagnare e devi capire effettivamente come guadagnerai. Potrai anche differenziare le tue entrate. Se ancora non è chiaro questo step, fermati e pensaci perché è fondamentale. E adesso altro passaggio top. Quali sono i costi che dovrai sostenere? Perché ok, abbiamo pensato a come guadagnerai, però altrettanto importante capire quali sono i costi che dovrai sostenere subito. Per esempio, dovrai acquistare dei tool, oppure ci sono dei tool gratuiti che puoi utilizzare. Se devi, per esempio, creare un sito internet, hai bisogno di un dominio, hai bisogno di uno spazio web. Se vuoi creare un tuo canale YouTube, potresti iniziare con il tuo cellulare. Devi farti queste domande e capire quali sono i costi che devi per forza sostenere immediatamente. Per esempio, anche il commercialista potrebbe essere uno di questi costi, o una consulenza in ambito di strategia, di creazione del modello di business. Se vuoi una consulenza con me, puoi scrivere alla mia mail, trovi la mia mail in basso al video. Altro step, il nome del tuo brand. Quindi utilizzerai il tuo nome e cognome, oppure
avrà un altro nome. In questo caso, il mio consiglio però è di non fossilizzarti. Puoi sempre cambiare nel tempo. Quindi fai delle sedute di brainstorming, ma non perdere gli anni cercando all'infinito questo nome perfetto, altrimenti non inizierai mai. Ed ora, altro passaggio super fondamentale, creare una tua community. Perché ti dico questo? Perché la vendita poi in qualche modo avverrà in modo naturale. Però se non hai una community, se non ti segue nessuno, se nessuno sa quello che fai, allora come potranno le persone acquistare da te? Come puoi creare questa community? Per esempio con un canale YouTube, su Facebook, su Instagram, utilizzando LinkedIn e poi rimandando per esempio le persone in un gruppo Facebook. Ci sono tantissimi modi, però puoi iniziare a portare le persone interessate ad un determinato argomento dove vuoi tu. Per esempio, se vuoi creare un brand in ambito vestiti ecosostenibili, puoi creare un canale YouTube su quegli argomenti, parlando di vestiti ecosostenibili, delle marche che ci sono oggi ecosostenibili, in modo tale che sai che quelle persone sono invogliate, vogliono acquistare una determinata categoria di prodotti ecosostenibili e successivamente, quando creerai il tuo brand di vestiti, allora avrai già delle persone interessate a quegli argomenti. Poi, altro step, crea la versione base del tuo prodotto. Puoi sempre migliorare dopo. A volte ci si perde a voler creare il miglior prodotto del mondo subito, ma è più facile migliorare quando si avranno dei feedback dalle persone. Quindi è meglio creare una versione base del tuo prodotto. Per esempio, Airbnb all'inizio non era il sito che vedi oggi, ma cosa fecero? Affittarono i fondatori la loro casa a delle persone, poi fecero delle foto e le misero online per far capire come sarebbe stato il loro servizio, in cosa consisteva il servizio che volevano offrire. Successivamente è stato creato il sistema che c'è adesso. Quindi immagina la versione più semplice del tuo prodotto. Successivamente, dopo le prime persone a cui darai o gratuitamente il tuo prodotto o i primi che acquisteranno ad un prezzo di lancio, puoi chiedere quali sono le implementazioni che vorrebbero nel tuo prodotto, in modo tale da continuare a migliorarlo e creare la versione migliore del tuo prodotto, che coinsiste anche nei desideri dei tuoi clienti. E quindi adesso non ti resta che vendere, continuare a vendere, fare marketing, farti conoscere, continuare a far conoscere il tuo prodotto e continuare a migliorarlo. È un miglioramento continuo. Se puoi sognare, puoi farlo, Walt Disney.